Quarto turno della Serie 2 Old Wild West, finale dal Flaminio, Riviera Banca Basket Rimini 84, Urania Milano 76. Siamo in compagnia di coach Sandro Dell'Agnello. Coach, buonasera e un primo commento a caldo su questa partita che vi porta al primo posto di classifica in solitario. Ma sì, siamo felicissimi perché oggi la partita, secondo me, era oltremodo complicata perché abbiamo giocato, nostro personale punto di vista mio e dello staff, contro la squadra migliore del momento. Non stiamo dicendo che è la squadra migliore del campionato, ma la migliore del momento probabilmente sì, basta anche andare a vedere il loro rendimento e le loro cifre, al di là delle 3 vittorie consecutive che avevano anche loro. Abbiamo sofferto un bel po' nel primo tempo a prendere le misure, però avevamo deciso una cosa chiara. Siccome Gentile e Amato sono molto bravi a realizzare, ma a coinvolgere i compagni con gli assist, e accanto a Gentile e Amato ci sono sempre due o tre tiratori da 3 punti, avevamo deciso, tra virgolette, di far sbizzarrire un po' Gentile, ma era meglio che facesse, sempre tra virgolette, 30 punti lui e non 15 punti a testa tutti. Lui se n'è un po' approfittato perché speravo che sbagliasse qualche tiro in più. Comunque alla fine ha fatto 11 su 21, che è accettabilissimo. Noi avremmo potuto fare un pochino meglio in difesa nel primo tempo, nel secondo siamo stati fantastici, fantastici in attacco e in difesa per la voglia di sacrificarsi e lottare insieme. Non dimentichiamo che i nostri risultati fanno passare in secondo piano che per adesso stiamo giocando praticamente senza un americano. Domande da parte dei giornalisti? Alberto, cominci tu. Sì, innanzitutto sarebbe bello fare delle ricerche per capire da quanto tempo Rimini non è in testa al campionato da sola in A2. Si parlava forse il 2006-2007, tempi di Pickett o Mark Thomas, ma Diciamo che è relativo, dai, è perché quattro molto partite relativo. non 4 sono su niente, 38 dai. sono niente, d'accordo. No, direi che voi, vabbè, la cosa bella e più indizi vanno in quella direzione è che sapete sempre fronteggiare e rialzare la testa anche dopo momenti molto difficili. Il secondo parziale, scusa, il secondo quarto di oggi è stato veramente brutto, cioè proprio non si riusciva in attacco a fare gioco, si tirava 4 su 18, anche i liberi non entravano, cioè Non un altro sarebbe riuscito. dimentichiamo che ci manca il playmaker titolare, Per che è quello carità, che dovrebbe creare dei per vantaggi. carità, però sai, eravamo abituati bene anche con Siamo Camara, abituati troppo che bene, faceva hai il detto la cosa 90% ai giusta. Certo, liberi, poi mi va lì, boom boom, due ferri. certo. Simioni, che va recuperato il ragazzo perché lo vedo abbastanza sotto un treno in questo momento, in difficoltà anche lui, eppure sempre lì, sempre lì. Poi è arrivato quel 17-0 che ha spaccato la partita perché si è proprio rientrato a pieno diritto, insomma, da meno 10 a più 7. Bravi loro ancora a reagire, però poi a quel punto c'eri anche tu e la partita è arrivata. Ecco, ti chiedo, quando l'espressione non te l'ho vista perché sono alle tue spalle, quando Tomassini ha messo la bomba e poi si è irrigidito ed è uscito con la gamba, t'ho visto allargare leggermente le No, braccia, dimmi cosa hai beh, provato in cioè, quel momento. sembra che ci capitino tutti a noi, perché se ci fate caso, insomma, non finiamo una partita o non facciamo una partita dove tutti purtroppo stiamo bene, siamo anche sfortunati. Camara si è fatto male a 4 secondi dalla fine, ora non sappiamo cosa ha fatto, ha preso un colpo a 4 secondi dalla fine. Noi siamo qui da un paio di mesi, quindi sono minimo 60 allenamenti che abbiamo fatto di squadra, al completo ne abbiamo fatti 6. E quindi magari se la sfiga girasse anche un po' la testa da qualche altra parte saremmo contenti. Altre domande? Loriano. Quel 17-0, per parlare proprio di cosa è successo lì in partita, come l'hai visto, da cosa è dovuto, come siete riusciti a prolungarlo il break? Perché sai, se è 0-8-0 entro in un paio, 17-0 è veramente un break importante. Ma allora, la prima motivazione è che abbiamo giocatori forti e di carattere, e questo senza dubbio al di là dell'allenatore, perché l'allenatore con i giocatori scarsi le partite non le vince. E quindi questa è la prima motivazione. Quello che posso dire io, se mi prendo l'1%, è che noi in allenamento cerchiamo sempre di ricreare, per quanto sia allenamento, situazioni al di fuori della comfort zone, situazioni difficili dove ti devi sacrificare, dove devi mangiare quello che non vorresti mangiare, non uso il termine, eccetera, e questo in allenamento noi cerchiamo di farlo. In più abbiamo cambiato due o tre cose difensive durante la partita, e quella che ha funzionato meglio è stata proprio nella seconda parte di partita, dove loro hanno trovato un po' di ruggine. Avrete sicuramente osservato che anche oggi abbiamo fatto degli sprazzi di zona, ma era una zona completamente diversa da quella di pochi giorni fa. Insomma, non è facile, ecco, e quindi bravissimi giocatori. Altre domande?
Prego. Coach, buonasera. La cosa che colpisce è la fiducia che avete come gruppo. Mi viene in mente la tripla di Anumba, fondamentale, lasciato anche un po' libero di tirare, pesava tanto, la messa Masciadri, pure una tripla importante in un momento così. La volta scorsa l'ha decisa grande, avete nell'assenza, avete questo pubblico che vi dà la marcia in più nel finale. Mi sembra che a questo punto del campionato ci sia già tanta compattezza, tanto gruppo, no? E tutti possono deciderla in qualsiasi momento. Allora, noi siamo avvantaggiati dal fatto di aver tenuto 6 giocatori dell'anno scorso che sanno più o meno, no, senza più o meno, scusate, quello che vogliamo fare e come vogliamo farlo, ragazzi eccezionali. Abbiamo avuto la fortuna e un filino di bravura di portare i nuovi che più o meno come mentalità sono abbastanza vicini a questo e quindi è più facile, diciamo, metterli insieme. Poi non nascondo il fatto che vincere aiuta anche a stare insieme. Però non era scontato che in un momento di grande difficoltà, come è stato oggi, come è stata a Piacenza, reagire e stare insieme nella difficoltà. Questo è super positivo. Altre domande? Davide, prego. Lui. Ok, coach, buonasera, complimenti. Ti volevo chiedere questa cosa qui, alla luce anche un po' degli infortuni e delle tante partite ravvicinate, quanto è difficile e al contempo importante interpretare il buono e insomma il negativo che c'è stato in una partita con poche ore insomma di lavoro in vista della prossima. Sì, purtroppo noi abbiamo un problema grosso che va al di là della classifica, che non avendo sostanzialmente quasi mai utilizzato Robinson, noi stiamo e in questo periodo di partite ravvicinate, noi, io per primo, non siamo gente di Eurolega che è abituata a giocare 3-4 volte a settimana, noi siamo gente abituata a giocare 2 volte a settimana, cioè scusate, 4 volte al mese, una volta a settimana. Quindi i giocatori, non solo i nostri, pagano dazio. Il problema nostro è che non abbiamo quasi mai avuto Robinson e noi purtroppo stiamo tirando il collo a Grande, a Tomasini, a Marini che stanno giocando più di quel che dovrebbero. Speriamo al più presto di rientrare tutti e di poter diluire un po' il minutaggio. Altre domande? Ah, hai proprio introdotto adesso un argomento, ecco. Oggi è venuto a referto, quantomeno a referto Robinson è venuto, si è capito da subito, non hanno neanche fatto riscaldamento, che non avrebbe giocato. Fra 72 ore c'è Orzinuovi, viene a referto ancora e fa qualcosina in più, fa almeno il riscaldamento. No, lo posso cioè, dire... come si è ammessi, com'è no, la situazione? La situazione di Robinson è molto chiara e... Quando a volte poi mi chiedete prima della partita chi gioca e chi non gioca, io faccio anche un po' il vago perché mi conviene fare il vago in relazione agli avversari ovviamente, ma la situazione è molto chiara, noi sappiamo da una settimana che Robinson oggi non avrebbe giocato, se tutto va bene lui è a posto, domani farà un lavoro parziale perché la squadra sta ferma, quindi diciamo con i giovani, martedì si allena con la squadra, mercoledì giocherà ad Orzinuovi. Non mi chiedete minuti perché ovviamente saranno quelli che saranno, però martedì sarà abile arruolato, facendo tutti altre gli scongiuri domande? Del caso. Scusate, mercoledì, sbagliato. Possiamo liberare una cosa? Prego. E poi, visto che si va a tambur battente, come dicevi te, ritmi d'Eurolega, domenica arriva un Cividale dove oggi la miglior valutazione l'ha avuto un certo Dell'Agnello, non so se c'entra qualcosa. Non so niente, però se mi dici così mi fa solo piacere, ma ora noi abbiamo Orzinuovi e ci abbiamo da recuperare i nostri giocatori.